L'altra è Felice Schragenheim. Ha 21 anni e all'insaputa di Lilly è ebrea. Essere madre di 4 figli dà a Lilly il diritto di vivere in uno spazioso appartamento nella parte verde di Berlino. Quell'agosto lo Stato nazista le attribuisce la medaglia di bronzo alla maternità. È dovere delle donne ariane avere il maggior numero possibile di figli. I bambini rappresentano il futuro dorato del secolare impero germanico. I 4 bambini di Lilly, tutti maschi, sono tenuti in grande considerazione. Con la medaglia alla maternità le viene riconosciuto il diritto a una governante. Questa arriva in ottobre e il suo nome è Ulla Schaff. L'appartamento aveva 3 stanze, la camera dei bambini, la camera da letto matrimoniale e il soggiorno. Malgrado più tardi l'abbia negato, ricordo che c'era anche una fotografia di Hitler appesa al muro. Quando la vidi pensai, Dio mio. Lilly non sa che Ulla e i suoi genitori sono strenui antinazisti e che nella loro casa nascondono un'ebrea, il cui nome è Felice Schragenheim. Felice era una persona molto interessante. Poteva parlare di qualunque cosa. Era una fucina dirompente di idee. Possedeva la fantasia di una scrittrice. Le sarebbe piaciuto diventare giornalista, ma per prima cosa doveva riuscire a sopravvivere alla durezza di quei tempi. Lilly Wüst un giorno usò questa espressione e disse: io posso sentire il puzzo di un ebreo. Quella sera, quando tornai a casa, ricordo che ne parlai a Felice e lei mi disse che le sarebbe piaciuto vedere se era davvero così. Insomma, aveva intenzione di metterla alla prova. Le 3 giovani donne decidono di incontrarsi in un caffè vicino al giardino zoologico. Nel 1942, Berlino non è ancora stata martoriata dalla guerra. I bombardamenti pesanti sono di là da venire e caffè e teatri brulicano di gente. I berlinesi cercano, per quanto possibile, di condurre una vita normale. Eravamo già sedute al caffè quando Felice ci raggiunse. Lilly si animò molto perché prima di allora non aveva mai incontrato una persona così interessante. Ricordo bene che rimase incredibilmente colpita da quella splendida apparizione. A quell'epoca Lilly ha 26 anni, oggi ne ha 82. Ma conserva un ricordo nitido di quel primo incontro. Ricordo che chiacchierammo amabilmente per un bel pezzo. Ebbi una buona impressione e lei mi piacque subito. Rimanemmo insieme per circa un'ora, dopodiché mi accompagnarono alla fermata dell'autobus. Una volta giunte lì, Felice mi regalò una mela. Non avrebbe mai dovuto farlo. Perché? Ha presente Adamo ed Eva? Quando Lilly rientra a casa dai suoi bambini, non sa chi sia in realtà Felice e a quale terribile pericolo si sia esposta. Wenn die jüdische Zeitung halte Glauben auf versteckte Drohung durch die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie halte Glauben unsere Notverordnung umgehen zu dürfen. Sie sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden! Fin dal primo momento del suo avvento, nel 1933, il nazismo minaccia gli ebrei
Ora, nel 1942, gli ebrei hanno perduto lavoro, casa e tutti i loro diritti. Ogni settimana migliaia vengono deportati a est nei campi di concentramento. Il 6 agosto la nonna di Felice, l'ultima sopravvissuta della sua famiglia a Berlino, viene deportata a Theresienstadt. Come tutti gli altri ebrei di Berlino, anche la nonna parte dalla stazione di Grunwald, lo scalo merci. Felice non la rivedrà mai più. Da quel momento in poi Felice strappa dai suoi abiti la stella gialla, cambia il proprio nome in Felice Schrader e si dà la macchia. A novembre incontra Lilli Wüst. Un giorno incontrai Felice, che era venuta a prendere Ulla. Le dissi di salire e di accomodarsi. Faceva molto freddo e non c'era alcuna ragione perché la aspettasse fuori. Insomma, cominciò tutto così. Felice veniva spesso a casa mia, si tratteneva a cena e intanto iniziava a flirtare con me. Come? Beh, lei mi riempiva di complimenti, mi portava grandi quantità di fiori. Insomma, faceva qualsiasi cosa per compiacermi. E poi mi tempestava di telefonate. Ricordo che spesso in casa mettevamo della musica e ballavamo insieme. Ci divertivamo un mondo. Posso dire che all'improvviso in quell'appartamento era entrata la vita. Gert Ehrlich fa parte dello stesso gruppo di ebrei imboscati cui appartiene Felice. Sono giovani, vivono sotto falso nome, usano documenti falsi e cercano di rimanere vivi. I genitori e la sorella di Gert sono già stati deportati nei campi. Come Felice, anche Gert è solo a Berlino, è costantemente in fuga e in pericolo di essere scoperto e denunciato. Il problema era che dovevo spiegare per quale motivo non fossi arruolato. Così mi ero procurato un passaporto belga. E siccome parlavo francese piuttosto bene, ero Alphonse Eben. Ma quei documenti erano di fattura.